dall'impalancate, l'ingegnere aveva detto a Metello di raggiungerlo in direzione. Questa volta era un ordine, non c'era ragione di rifiutarsi. Badolati lo fece sedere e gli offerse da fumare. Cominciano sempre così, pensò Metello, siano poliziotti o siano padroni. Ma cosa gli dovesse dire non riusciva a immaginarselo. Pensava che a porte chiuse, firmati gli accordi, andatosene del buono, l'ingegnere gli volesse far pesare la sua generosità e diffidarlo per l'avvenire. Dapprima credé di aver indovinato, siccome Badolati disse: Se un'ora fa tu mi avessi seguito, a quest'ora il tedesco non si troverebbe in un letto d'ospedale. Non mi farà la colpa d'avere sparato? Quasi. Se il tedesco fosse morto e al posto del miracolo ci fosse stata una strage, ce l'avreste un po' tutti sulla coscienza, tu in particolare. Ergo, mi scusi, ingegnere, si fa così per dire, ergo, lei dalla coscienza, vivo o morto, il tedesco, lasciamo andare agli altri 3 o 4 feriti, sono leggeri, ma il tedesco, davvero, lei se l'è belle scaricato? E come? Lo credo, ho detto e ripeto che se tu mi avessi seguito in direzione, l'incidente non sarebbe scoppiato. È evidente anche ai ciechi, e non parliamone più per ora. Per ora, per sempre. Quando ci sono delle responsabilità, ciascuno deve prendersi quelle che gli competono. Sia, caro Salani, e di anzi, ti avrei detto proprio questo, che l'associazione era ormai nell'ordine di idee di venirvi incontro e che non vi conveniva pregiudicare la situazione. Perché non l'ha detto in presenza a tutti? Non era una notizia che riguardava me solo. Oh bella, perché ancora la decisione ultima non era stata presa. Mio nipote faceva apposta la spola tra un cantiere e l'altro e io è un mese che mi sto battendo contro l'ottusità di fiasche di Madì. Alla fine ho avuto ragione, si sono piegati, io li ho fatti piegare, non voi altri, è chiaro? Ma se stamani noi si fosse messo la firma? L'ingegnere sorrise. Era un lottatore a cui piaceva scherzare col fuoco ed avere a che fare con gli uomini che gli tenessero testa. Ancorché invecchiato e con un formicolio costante dalla parte del cuore, era sempre quello che si metteva sullo stesso piano dell'anarchico Pallesi e lo insultava e sapeva incassarne le ingiurie. Disse: Avrei avuto torto, ma ti avrei levato la stima. Ecco, esclamò Metello, siamo alle solite. Lei mi attribuisce un'importanza che non ho. Io non capeggio nulla, non ho forzato la volontà di nessuno. Badolati finse di non aver udito, si passò il sigaro da un angolo all'altro della bocca, lo trattenne tra i denti ed improvviso, dopo questo breve silenzio in cui aveva continuato a guardarlo in viso, secondo gli accordi ho trasferito Crispi al cantiere dei Mazzetani. Ora mi trovo nelle condizioni di dover assumere un altro caporale o di nominarne uno nuovo. Vorrei sceglierlo tra la mano d'opera che ho qui a disposizione. Ti chiedo un parere, sentiamo. Aspetti che il tedesco sia guarito. È un galantuomo, è una persona posata. Sembra, ma al momento opportuno è un impulsivo. Provi Lippi, vecchio com'è, tirerebbe un po' il fiato. No, non ho nessuna voglia di scherzare, parlo sul serio. Un caporale deve avere il cervello sveglio. Io mi devo fidare, deve essere forte, di carattere, di salute e nel mestiere. Non c'è bisogno che te lo insegni. Se io sono fuori. E non c'è il mio sostituto, li dirige lui i lavori, ricopre lo stesso posto dell'assistente e piglia all'incirca la stessa paga. Metello si guardò le mani, temeva di sentirsele tremare, poi rialzò la testa e disse: Se non avessi 30 anni appena porrei la mia candidatura, ma è che sono troppo giovane e a quest'età è ancora difficile cambiar pelo. Fu in piedi e fece un mezzo inchino. Salani, lo richiamò l'ingegnere. Egli era sulla soglia e si rimetteva al berretto. Si udì Nardini battere la sirena. Sei una carogna, Salani, ma sta attento, bada, riga dritto, altrimenti te lo liscio io il pelo. Fuori la direzione gli si avvicinò Olindo. Aveva lo sguardo di un innocente, malgrado gli occhi mezzi chiusi e sul naso una specie di sbucciatura. Il labbro gonfio e tossicchiava. Metello, gli disse.
Ci siamo abbracciati, ma non ci siamo detti una parola. Ti vorrei spiegare. Egli gli posò la mano attorno alle spalle. A me, a tutti dovresti spiegare. Ma poi che cosa? Ormai sono cose superate. Ricordatene un'altra volta. Speriamo passi del tempo prima che ci si rimbarchi in una pazzia simile. Metello dovette superare un'avversione per rispondergli. Sei la solita carogna, gli avrebbe voluto dire. E invece disse: Sai cosa ho pensato? Appena non ci scommoderanno i soldi del viaggio, verrò a Rincine con Ersilia. Non conosco ancora tua moglie, i tuoi figlioli, è una vergogna. E poi questa rimpatriata dopo 15 anni, non mi dispiace. Rivedresti Cosetta? Magari mi facesse salire gratis sulla corriera. Olindo sembrò aver toccato questo argomento per ristabilire la consueta intimità d'affetti. Subito aggiunse: Lo sai che mi hanno anche picchiato? Guarda che occhi che ho, ci vedo appena. Tutti, chi più chi meno, ne abbiamo buscate. Ci sono tre feriti, il tedesco è all'ospedale. Già, ma a me mi hanno aggredito a cose finite, sono dei vigliacchi. Metello non gli poté rispondere. Tu bisogna cambi mestiere, non è un ambiente per te, questo dei cantieri, stava per dirgli. Svelti, si riattacca, gridò Nardini. Alte, sotto il sole che batteva perpendicolo, si stagliavano le impalancate. Di ponte in ponte, per mezzo delle scale, si sarebbe saliti sino al quinto ripiano, dove i lavori erano rimasti interrotti. I manovali riempivano i cofani di calcina, infilavano le scale, sorreggendosi con la mano di piolo in piolo, recando sull'omero i cofani e le pile di mattoni. La squadra di Metello, lui, Lippi e Friani, che lavoravano fianco a fianco, si avviò. Fiani aveva portato le cazzuole prese nel deposito adiacente al dormitorio e i fili a piombo, e il regolo e la squadra. Il nipote assistente li aveva preceduti e ispezionava le pareti calcinate un mese e mezzo prima. Ora, correndo come una furia lungo la massicciata, apparve il piccolo Renzoni. I muratori raggiungevano i ponti, spingendosi su per le scale. Il sole ricominciava a cuocere il loro viso, le braccia, la nuca. Grondavano sudore e non ancora avevano attaccato a lavorare. Nondimeno, proprio adesso si sentivano invasi da un sentimento che se non era allegria era di già buon umore. Non si dicevano più, è stata una vittoria, ma forza, dai, te ne rammenti ancora come si combaciano due mattoni? Metello, gridò il piccolo Renzoni, eccomi qui, sono arrivato, diglielo tu a Nardini che non mi metta la multa, e il tocco è 3 minuti. Piuttosto che chiamare il babbo, fai il tuo dovere, lo interruppe Nardini e gli dette uno scopaccione. Renzoni prese la pala e riempì il suo cofano di calcina. È venuta? Gli chiese Parigi, che lì a un passo compiva il suo stesso lavoro. La vedessi, ci aveva un vestito rosa a quadrettini e in mezzo al filoncino c'era una braciola impanata. Finirai che la sposi. Se non cambi idea sotto le armi, di sicuro. Oh, Nino. Ci fai aspettare un po' troppo con cotesta calcina, gli gridò Lippi, sporgendosi dalle impalcate, mentre ancora saliva. Un quarto d'ora dopo era come se il lavoro non si fosse mai lasciato. Steso il primo strato di calcina sulle pietre e i mattoni, i muri venivano su di nuovo freschi sotto il sole. Il cantiere risuonava delle voci, dei colpi dei carpentieri che ribadivano i parapetti di legno e i pali maestri e segavano le assi. Fissavano nuove giunture alle tavolate, i manovali impastavano acqua e cemento, il cane lupo si era steso all'ombra e dormiva. Olindo andava avanti e indietro con la sua carriola di pietrisco e lì vicino Parigi tirava la fune che scorreva sulla carrucola e trasportava sui ponti gli arnesi, i cofani e i mattoni, snellendo la fatica ai manovali e accelerando i tempi ai muratori. Dalla cima della fabbrica in costruzione, il riflesso del sole costringeva a riparare gli occhi sotto la visiera dei berretti. Si vedevano gli alberi della fortezza, al di là dei quali svettava la lanterna di Santa Maria del Fiore, e dall'opposto orizzonte, le case più basse, lasciavano scoperta tutta la campagna e le ciminiere attorno a Rifredi. Si seguiva il corso del Mugnone e i binari della ferrovia. Un treno sbucò fischiando dal tunnel col suo pennacchio di fumo. Il decano disse: Beato chi può viaggiare, chi viaggia non ha certe preoccupazioni. Passò
Parli come un bambino, disse Fiani. Che non ho mai preso il treno in vita mia. Metello disse: Se parli ti aumenta il caldo e la fatica. No, no, te ne sei dimenticato. Ma se l'ho insegnato io a te. E allora? Pensa al povero Aminta e al tedesco. Gliel'avranno trovata subito la pallottola in sala operatoria. Ti vuoi chetare? Ecco l'ingegnere, disse Fiani. Il nipote gli andò incontro e gli porse la borsa per aiutarlo a salire gli ultimi gradini. Dietro Badolati veniva il piccolo Renzoni, già al suo terzo viaggio, col cofano sulle spalle e la fronte madida di sudore. L'ingegnere proseguì sul ponte, si era fermato accanto a Metello e insieme a lui al nipote considerava sui lucidi la ripresa dei lavori. Lippi, oh Lippi, datemi una mano, disse Renzoni. Piccolo, come lo chiamavano, e piccolo di statura. Una notte a metà perduta e su e giù di corsa tutta la mattina, la stanchezza gli tagliava ora le gambe. Si appoggiò al palo maestro che aveva alle spalle e vi si sostenne, aderendovi col cofano pieno di calcina. Vieni, disse Lippi, e monotono della sua ironia, questa sarebbe la nuova generazione, esclamò. Che ci vai a fare di leva? Appena arrivi ti passano all'infermeria. Magari mi rimandassero subito a casa, mi sposerei prima. Bella prospettiva, disse il decano. Porgimi il cofano, su. Renzoni piccolo emergeva sul ponte di tutto il busto, fidandosi al terzo e al quarto piolo della scala, le spalle appoggiate al cofano, e questo a contrasto col palo maestro che sovrastava il ponte dove si sarebbe coperta la costruzione. Sta fermo, lo tolgo io, aggiunse Lippi. Si chinò, ma i reni non lo assistettero. Trascinato dal peso del cofano che aveva agguantato con le due mani, cadde il ginocchio in avanti, tentò di riprendersi aggrappandosi a Renzoni, che a sua volta si puntellò al palo e gli porse la mano, ma il palo cedette. Una delle giunture, non ancora ribattuta, si aperse. Il palo oscillò e il piccolo Renzoni cadde all'indietro, nel vuoto. Il decano, distinto, cercò di venirgli in aiuto, lo sfiorò appena e, portato dallo slancio, precipitò con lui. Un urlo solo e si schiantarono sullo sterrato. Il decano spirò all'istante e il piccolo Renzoni, senza aver ripreso conoscenza, mentre lo trasportavano all'ospedale, là dove anche il tedesco era uscito inanimato per sempre dalla sala operatoria, estratta la pallottola, come d'incanto gli si era fermato il cuore. Quel mattino Cesare e la Bellidina erano partiti senza salutare. Ersilia aveva aperto per caso l'uscio sulle scale e li aveva visti scendere, lei avanti col vestito lilla e l'ombrellino, lui dietro, carico di valigie. Buon viaggio, buone sabbiature, grazie, rispose Cesare e aveva aggiunto, ma senza ironia. Non era capace, evidentemente si era impapinato. Anche a lei, Ersilia, anche a suo marito. Chissà cosa ti ha dato a bere, ella pensò, pover'uomo. Ida, la Bellidina, lasciandosi cadere sugli strapuntini della carrozza di piazza, uffa, sembrò esclamare, mentre sorrideva alla Celeste che le batteva le mani dal suo davanzale. Intanto sono bastati due ceffoni. Per spedirti da Pancaldi, pensò Ersilia. Quando sarai di ritorno vedremo. Nel pomeriggio, consegnato il lavoro alla vedova Ruini, ella aveva potuto dare un acconto al fornaio e preparare la cena. Era poi andata di là ad Arno dalla madre e si era ripreso il bambino. Aveva suonato il campanello di Annita, l'amica non c'era. C'era quella parente che gli badava i ragazzi. Non lo sa che a quest'ora Annita si trova in manifattura? Dunque, se perfino le sigaraie lavoravano, lo sciopero generale era fallito. Nessuno in San Frediano sapeva nulla di preciso. Qua e là, sui muri, c'erano i manifesti di cui le aveva parlato Metello. Sembravano vecchi di mesi. Il traffico nel centro della città e nei rioni era normale. Tanta calma, quanto faceva caldo e si sudava. In piazza Santa Croce la gola, più che la sete, la costrinse a fermarsi dall'acquaiolo. Ora le restavano 3 centesimi, il seme. Metello era già in casa, seduto al tavolo di cucina, stanco, abbattuto. Se lei fosse stata sola,
Non si sarebbe alzato, ma libero che essa teneva in collo e gli porgeva le manine, lo decise. Aveva uno sguardo cupo che metteva timore e che nemmeno la presenza del bambino riuscì a schiarire. I suoi occhi erano arrossati, tuttavia non sembrava avesse pianto fino a un momento prima. Sei tornato per tempo, ella disse. Ti aspettavo all'ora di cena. Ho fatto il minestrone prima di uscire, so che ti piace, riposato. E c'era la soppressata, il vino, 5 o 6 ciliegie. Nella tasca del grembiule ella nascondeva mezzo toscano, una sorpresa su cui Metello aveva finito per contare. Dopo, egli disse, ora mi fermo pochi minuti. Sono voluto passare siccome temevo tu stessi in pensiero. Le raccontò in modo concitato quanto era accaduto dal suo arrivo all'appuntamento dei 21. Alle ultime parole che il piccolo Renzoni aveva scambiato con Parigi e che costui gli aveva riferito. È stato un incidente, concluse. Non è il primo e non sarà l'ultimo. Lippi e Renzoni nipote sono morti come morì tuo padre. Sono cose che capitano a chi lavora per aria. Lo sciopero non c'entra. Ma col tedesco. Il tedesco l'ha ammazzato la gente col tubino. Sembra sia un delegato, oppure il maresciallo. Quei soldati dicono che è stato il delegato a sparare. In questura danno la colpa al sottufficiale, ma sono tutti d'accordo nel sostenere che si sia stati noi a provocarli e che i sassi sono partiti avanti del primo colpo di pistola e che noi gli si andava incontro per assalirli di sorpresa. Io e il tedesco in testa, capirai, così a mani ignude. Dopo la caduta di Lippi e di Ranzoni si è sospeso il lavoro. Non era nemmeno mezz'ora che avevamo ricominciato. Siamo andati tutti davanti all'ospedale. Questi ci hanno fermato, noi, caporioni, come ci chiamano, ci hanno portato in questura. Credevo non ci volessero rilasciare, ho ancora i brividi addosso. Ella si trovava seduta, le mani sul ventre, senza saper cosa dire. Disse che si debba sempre pagare tutto così caro. Egli le porse il bambino e scontrosamente le dette un bacio sulla fronte. Tieni libero, devo tornare alla camera del lavoro. Si distribuiscono i soldi della sottoscrizione. Per la verità, aggiunse, dopo quello che è accaduto, l'idea di Del Buono sarebbe stata di farne 3 parti sole per le 3 famiglie dei morti, ma la maggioranza non ha aderito, non se la sentono di tornare a casa senza una lira anche stasera. Gli vuoi dire egoisti? Non tutti si trovano nelle nostre condizioni. Quali? Ella disse. Ho dei centesimi in tasca e i debiti che sai, senza pensare che domani sera mi scade la rata della strozzina. Poi disse, scusami, parlo, ma sto pensando a quei disgraziati. Del resto, loro sono morti, alle famiglie non glieli pagate di certo facendo i generosi, neppure se gli mettessi in mano 1.000 lire. È per l'avvenire che ti dovresti preoccupare. Tassatevi in modo da dargli un tanto la settimana, almeno per qualche mese. Badolati, cosa ha detto? Offrirà le solite 50 o 100 lire. Te ne sei scordata? Perché è il meno boia. I padroni non hanno nessun obbligo di scriverci alle assicurazioni. Ce ne vorranno di scioperi e di bare prima di conquistare un diritto come questo. Metello, ella esclamò, lo guardava fissa e riappuntava con lo spillo le brache del bambino. Io ti ho sempre dato ragione, ma tu non mi devi mettere paura. 2 ore dopo, egli era stato alla camera del lavoro a visitare quei morti, era tornato e aveva posato sul tavolo le 13 lire che gli erano toccate di sua parte. Il tavolo era apparecchiato a nuovo, c'era il lume a petrolio acceso e ci volava attorno una farfalla. Libero dormiva nel suo angolo di letto. Dalla strada proveniva la musica e la voce del concertino. Ersilia disse: E loro? Le donne dei morti, intendeva dire. Le hai viste? Ci hai parlato? C'è la vecchia del Lippi, fa compassione. Se lo carezza e lo chiama Gigino come un figliolo, non piange nemmeno. Lo chiama e gli riavvia la testa. La mamma del Renzoni, lei urla, non ci si resiste. Renzoni, il nonno, è fermo su una sedia. Sembra calato di peso dall'impruneta su quella sedia. Come
È mezzo paralizzato, non parla, a farfuglia, dice: tutti i sabati mi portava le spuntature. Appena riscosso il salario, era la prima cosa a cui pensava. Noi si sapeva che Renzoni Piccolo era fidanzato, ma con chi? La conoscevamo di vista. Qualcuno è andato su e giù per il Lungarno, non l'ha incontrata. Ma quello che fa più pena è il tedesco, solo come un cane, tutti i fiori che c'erano si sono messi vicino a lui. La moglie, saputa la notizia, forse gliene ha detta senza cautele, è cascata in terra e poco dopo, siccome era incinta, ha abortito. Ora è alla maternità. Domani tu e Anita ci dovreste andare. La bambina l'hanno presa dai vicini, parla più tedesco che italiano. Suo padre glielo faranno vedere prima di chiuderlo nella bara. Lei e la mamma sono rimaste sole, non hanno parenti, non hanno nessuno. Così dicendo, mangiava voracemente, senza accorgersene pareva. Era un uomo umiliato e carico di dolore, di ira, che cercava di fare ordine nei propri pensieri. Presto ebbe finito e si affacciò alla finestra. Ersilia abbassò la fiammella del lume e lo raggiunse. Gli porse il mezzo toscano e la scatola di zolfini. Ne rimasero in silenzio nell'ombra a guardare la vita che si rappresentava sulla strada. Il marito della Celeste giocava a carte col bacalaro. C'erano le donne sulle porte delle case a illudersi di godere un po' di refrigerio e il concertino fuori l'osteria. I ragazzi che giocavano a rincorrersi. Arrivò l'ultima diligenza del contado. E Olindo? Gli chiese Ersilia. Ha avuto la sua parte di soldi ed è sparito. A quest'ora sarà di già a rincine. Non gli vuoi perdonare? Trascorsero dei minuti, ella aveva passato il proprio braccio attorno al suo, gli si stringeva al fianco, infine, come concludendo un soliloquio, e gli disse: oh, non avrà certamente cambiato parere, sono sicuro che penserà di dover essere lui a perdonare me e quelli che l'hanno cazzottato. Si sente dalla parte della ragione, e forse, chissà che non sia lui nel vero. Ci viene sempre a costare tutto così caro, disse. Troppo. Dianzi del buono ha parlato. Ha parlato e a me ballavano in testa quelle sue parole. Mi sono dovuto trattenere da non gridarle ad alta voce. E fu ancora lei, Ersilia, a venirgli incontro col proprio equilibrio e la propria amorosa presenza. Sta a vedere che ora ne saprò io di più io di del buono, esclamò. Poi disse: e tu saresti il peggiore nemico di te stesso se proprio in un momento simile incominciassi a dubitare. Non si tratta di dubitare, ma di caricarsi di una responsabilità o di farne a meno. Io non mi sono mai ficcato di mie iniziative in prima linea, ma quando mi ci sono trovato o mi ci hanno spinto le circostanze, come potevo tirarmi indietro? Avrebbero avuto ragione a sputarmi in faccia, non ti pare? E perciò, ella disse, non ti tormentare, basterà che tu e tutti vi ricordiate più spesso di avere qualcuno a casa e di non farvi pigliare dalla disperazione. Egli la strinse a sé per le spalle. A momenti, se uno non ti sentisse l'animo tranquillo, verrebbe da piangere, cosa credi? Non è come poté succedere 4 anni fa. Allora non c'era lavoro, mancava il pane, ora lavoro c'è, il pane ci si guadagna. Perché? Ce lo debbono lo stesso far mancare. Il tedesco è morto per questo. Ci aveva la moglie gravida e quella bambina. Fino dal primo giorno ci aveva espresso il suo pensiero. E lì Pierenzoni, perché sono morti? Il palo, sì, era allentato, ma si poteva reggere se si aggiustavano, se andrebbe giù tutti i giorni, altrimenti tra pericoli di questo genere ci si sguazza. Dovevano essere stanchi, come tutti. Al vecchio gli è preso di sicuro un capogiro e si è trascinato dietro il ragazzo. Loro, il tedesco, più o meno sono morti per la medesima ragione. Ci vanno sempre di mezzo gli innocenti, continuò. Lippi, lui cos'era? Questa vita lo sapeva. Coi figli grandi e sposati come aveva, non aveva più doveri, ma il tedesco che lascia al mondo due creature, la bambina affidata alla mamma, che si sa esprimere anche meno di lei, e Renzoni piccolo. Tu l'hai conosciuto, ti lamenti che occhi aveva, celesti, nuovi, chi se li potrà scordare? Ed improvviso erano gli occhi di Betto, si disse, uguali,
ma non confidò a Ersilia questa sua impressione. Gli aveva aperto come una voragine dentro il cuore. Piano piano gli sembrò che, associando la memoria di Veto a quella del piccolo Renzoni, ancora tiepido nella sua bara di legno comune, una forza inspiegabile tornasse a possederlo. Aveva avuto paura e ora ne scampava. Non ti so spiegare, disse. Era a sé medesimo che si rivolgeva parlando a Ersilia, e a notte alta, supino nel letto, con la moglie al suo fianco e libero sull'altro lato che si succhiava le dita nel sonno. Davvero, come tutto ci deve venire a costar caro. Ho 30 anni e ne ho passate, eppure, ci credi, mi sembra di essere entrato soltanto ora nell'età della ragione. Meno male, ella disse. Perché ti pare che abbia sbagliato? No, no, ella disse, sono i casi della vita. La colse sul suo petto e la abbracciava. Egli disse, si sarebbe così felici se intorno a noi tutto non sembrasse fatto apposta per farci disperare. Non bisogna lasciarcisi pigliare, ella ripeté, non si rimedia nulla con la disperazione. Era una notte afosa e, malgrado le finestre spalancate, i loro corpi nudi, si scambiavano un velo di sudore. Egli le carezzò il mento. Lo so, egli disse, ma anche noi di persona si pencola proprio quando non si dovrebbe. Le rovesciò dolcemente il viso e la baciò sulla bocca. Ella sentiva sciogliersi dentro di sé una pena che improvvisamente le aveva fatto groppa alla gola. Egli si accorse che le lacrime le bagnavano il volto. Rispettò il suo pianto e, piuttosto che del rimorso, provò un sentimento di amorosa protezione. Le chiese. È stata contenta del tuo lavoro, la rovini. Ella fece e infantilmente stropicciò il naso sul suo petto. Si congiunsero in silenzio come erano abituati, dominando a denti stretti il loro spasimo per non destare il bambino e non di meno con trasporto, una gioia a lungo protratta e che da qualche tempo non conoscevano. Quindi, con la stessa naturalezza sospinto dallo stato di perfezione e d'abbandono che succede all'amore e complice l'oscurità, la luce della luna che si arrestava sul davanzale, come concludendo un discorso che non avevano mai nemmeno sfiorato, e gli disse: L'iniziativa è stata mia, Lencio non c'ha nessuna colpa, però me ne sono subito pentito. Ersilia gli strinse nuovamente il fianco, ora con la coscia come incollata per via del sudore sulla sua. Ne sei proprio sicuro? Gli chiese. Se tu vuoi, si può anche venire a un chiarimento. A quest'ora è di già al mare. Quando torna, sembra andrà ad abitare in un'altra casa. No, non l'ha detto a me, l'ha detto alla Celeste, da finestra a finestra. Ah, egli esclamò, questo non me lo so spiegare. Te lo spiegherò io, ella disse, ma domani, ora dormi. Sono 2 notti e 2 giorni che non riposi. Non ho voluto farti un torto, è capitato come è capitato, me lo immagino. Non te lo puoi immaginare, soltanto non hai impegnato il cuore. Lo spero, ella disse. È la verità, devi esserne sicura. Mi ci vorrà un po' di tempo. Non è poi la fine del mondo. Oh no, questo no, ma potrebbe essere il principio. Nemmeno. Lo spero, ella ripeté, altrimenti non starei qui a parlarne. Ma come hai fatto a capirlo, tanto alla svelta? Egli sibilò. Si era già addormentato. Ella rimase desta immobile tra il marito e il bambino, che entrambi, girandosi nel sonno, le avevano voltato le spalle. Presto fu l'alba, sentì il bacalaro che apriva lo stallaggio e partire la prima diligenza e arrivare il lattaio. Si alzò, mise il bricco e i soldi nel paniere come ogni mattina, ritirava la fune. Quando i poliziotti sbucarono da via Michelangelo, erano tre e vennero a fermarsi davanti alla porta di strada. Ersilia li vide e si sentì gelare il cuore. Nella medesima ora, come avevano arrestato Metello, avevano arrestato Giannotto, Corsiero, l'anarchico Friani, tutti i componenti gruppo dei 21. Mancavano il decano e Renzoni Piccolo, già in pace con Dio e con la questura. Li imputavano di attentato e ribellione alla forza pubblica, istigazione alla sommossa, associazione a delinquere. Una assurdità. E infatti, li avrebbero assolti in istruttoria, ma dopo 6 mesi di carcere, 175 giorni, uno di seguito all'altro, passati alle murate.